Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta live. Parlerò piano così tutti quanti hanno modo di apprendere, comprendere e divulgare. Ok? In altri video ho spiegato in altri post cosa sono i neuroni, come funziona il nostro cervello, come funziona l'apprendimento. Ho parlato della volontà. Adesso avrei tantissime altre cose da dirvi, ma cercherò di dargli un ordine. Un ordine perché? Perché, come spiego sempre, dentro la nostra mente ci sono, dentro la nostra mente ci sono i neuroni. I neuroni si possono spiegare in termine scientifico, secondo alcuni studi delle neuroscienze, ma si possono spiegare anche in un'altra chiave, che è la chiave della magia, la chiave delle sacre scritture, la chiave dei messaggi. Ecco, i neuroni, una volta conosciuto o conosciute le leggi dei neuroni, poi che loro praticamente regolano la mente, fanno in modo che i pensieri, ricordiamoci che arrivano dall'interno e arrivano dall'esterno. I pensieri sono vivi, i pensieri proliferano, ok? I pensieri si accoppiano e fanno figli, quei figli si accoppiano e fanno altri figli, ok? Perciò quando io faccio i miei video evolutivi, non sono per tutti questi video, sono per persone che si sono già allenate nel corso degli anni, ok? Nessuno di noi può pretendere con un video solo, o con un libro solo, o con un solo amico, o con un solo parente, o con un solo giorno di poter comprendere la vita. Ok? Come nessun medico può, con un solo libro, ma neanche con 100 libri, grazie del mi piace, può comprendere tutto. Ok? Perciò questo si chiama cammino evolutivo, dove ogni video non solo ci attiva nuove aree del cervello, non solo fa accoppiare alcuni nostri pensieri, così questi pensieri fanno altri figli, altri figli, altri figli. I neuroni uguale, fanno altri figli. I neuroni fanno altri collegamenti. Perciò a cosa serve studiare cose nuove? Serve a migliorare noi stessi. Certo, bisogna anche imparare a fare spazio, ok? È logico che ognuno, adesso
non sto cambiando argomento, ma vi sto facendo un paragone, ok? La nostra mente è come casa nostra. Alcune persone hanno quella voglia di comprare dei mobili nuovi e mettono questi mobili. Un giorno ne comprano uno, un giorno ne comprano un altro, poi un altro ancora. Ecco, questa qui è la conoscenza. Cioè noi ogni giorno andiamo su internet e andiamo a prendere o ad apprendere, non è un caso, ad apprendere nuove informazioni. Cioè andiamo a mettere nella nostra casa arredi, ok, nuovo arredamento. Ma se noi portiamo in pratica e nel reale quello che facciamo nella nostra testa, ok, e quando le persone non lo capiscono o non lo capivano, io da personal trainer glielo facevo fare, facevo provare sulla loro pelle quello che io dicevo, perché la gente la devi far provare. Allora, se voi ogni giorno mettete dentro casa vostra o dentro il vostro cervello sempre nuovi mobili, anche mobili più belli, perché sicuramente penso che andrete a prendere dei mobili più belli, più funzionali, con dei nuovi criteri di scelta. Però se ogni giorno comprate dei mobili e li mettete dentro, cosa succede? Che la casa è così piena che non riuscite più a mettere altri mobili. Perciò questo qua cosa vuol dire? Che questo vuol dire che ogni volta che entra un mobile bisogna fare spazio per poterlo poi installare. Perciò io tante volte dico alle persone: se avete ancora le stesse convinzioni, se avete ancora in testa la stessa mentalità che ha causato il problema, ok? Cioè i mobili vecchi magari pieni di tarli, di che si stanno sbriciolando, che vi stanno sporcando la casa. Cosa dovete fare? La prima cosa è quella di buttare via il vecchio, di creare spazio, e in base allo spazio si crea un antispazio che serve per risucchiare il nuovo mobile. E anche se non avete i soldi, vi posso assicurare che quando fate lo spazio, ok, o addirittura fate spazio tirando via qualcosa, in automatico arriva, ok? Chi non mi conosce da anni dirà: ma che cavolo sta dicendo? Un altro esempio pratico: se voi tirate via 30 centilitri di sangue, in automatico il sangue si forma, ok? Se voi sudate mezzo litro di liquidi, in automatico si attivano dei processi che vanno anche contro la vostra volontà, che le riserve vengono riempite, ok? Anche se voi state facendo delle cose stupide, vi verrà sete e andrete a riempire, ok? Adesso non voglio entrare in studi scientifici per far vedere che quello che sto dicendo è giusto, perché poi si parla di materia, antimateria, si va in cose più complicate. Però quello che voglio spiegare è che se non buttiamo via il vecchio, le vecchie convinzioni, ok? Ma buttare via le vecchie convinzioni è come buttare qualcosa che noi teniamo in garage e che pensiamo che possa servire.
Cioè noi diciamo io vorrei buttare questo, ma non lo butto perché potrebbe servire. Ecco, quello è già uno sbaglio. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli di quello che buttiamo, motivati, e dobbiamo sapere che quello che diamo, ecco, qui subentrano poi altre cose che nel cammino evolutivo si studiano. Le leggi del dare e avere. Ok? Studiare il karma. Perché il karma è una cosa che ognuno di noi dovrebbe studiare. Perché è proprio la legge del dare e avere. Sono sicuro che non farà comodo a molte persone questa legge qua, perché molte persone diranno: ma se io sto attento alle leggi del karma, io non vivo più, io non mi diverto più, io vado in depressione. Ecco, quelle persone che rispondono così, non bisogna convincerle, hanno ragione. Io ho conosciuto persone, non si riesce mai a fare un video perché arriva sempre qualcuno che chiama o scrive. Io ho conosciuto persone che veramente senza fare del male, senza sparlare degli altri, senza comprare degli oggetti e dimostrare agli altri che loro ce li hanno. Ma non è colpa loro, sono nati così. È il loro ambiente. Capito? È il loro ambiente, e la loro educazione, sono i loro schemi mentali. Cioè, alcune persone senza fare delle cose di bassa frequenza non riescono a vivere. E quelle persone sono quelle lì che mi attaccano quando sentono qualcosa che gli va a distruggere la loro esistenza. Ok? Molte persone si arrabbiano perché vivono in primo, secondo e terzo livello di coscienza. Ok? E guai se voi andate a dire loro, ad educarli o a dare dei consigli o a farli deviare. Perché voi non ce la farete mai a farli deviare. Sarà la sofferenza della loro bassa frequenza che alla fine li farà cambiare. Voi potete dare dei consigli. I consigli cosa sono? Delle corde che se dall'altra parte la persona le mette in tasca, quando poi cade o cadrà, non si sa quando, nelle buie fosse della sofferenza e sarà lì a soffrire, si accorgerà, forse si accorgerà, perché alcuni cadono nella sofferenza ma continuano ancora ad avere rabbia, e la rabbia non è una scala che ti fa salire da quel. Adesso vi faccio vedere un attimino. Allora, ecco, queste qui sono praticamente la vita è fatta così, guardate. Lo spiego in un modo, ok? Cioè, la vita non solo è una salita, ma all'inizio le buche saranno profonde in base ai livelli, ok? Quando tu dai un consiglio a una persona, ok? Quando tu dai un consiglio a una persona, la persona difficilmente ti ascolterà. Perché magari è in quel livello, ok? Magari nel secondo livello, e non ti ascolterà. Chi sono le persone di secondo livello? Secondo livello è il secondo chakra, ok? Il secondo chakra è una vibrazione dell'arancione. Sono le persone sesso, ok?
Sono le persone che vivono per il sesso, si fanno male per il sesso, ok? Rovinano la loro vita e la vita degli altri per il sesso, ok? Se queste persone qui gli togli il sesso, non vivono più. E qualsiasi consiglio gli darai per uscire dalla frequenza del sesso e risalire verso le altre coscienze, la quarta coscienza è l'amore, eh? Poi c'è altro, poi c'è la condivisione, la quinta. Ok? Se questa persona che è qui in questo livello qua deve cadere per farsi male. Poi adesso mi farò tantissimi nemici. Perché giustamente nessuno che vive nella realtà del sesso vuole che io sveli i segreti. E nessuno avrà il coraggio di dirmi, ok, piuttosto me la farà pagare, si arrabbierà contro di me, ma nessuno mi dirà che è vero quello che dico. Allora, esistono persone di secondo livello, che per il sesso rovinano la famiglia, rovinano le famiglie degli altri. Ok? Io la chiamerei la seconda consapevolezza o il secondo livello di coscienza. Io lo chiamerei quello della forte volontà. Cioè, io ho conosciuto persone di secondo livello che hanno una volontà fortissima, hanno una tenacia fortissima. Ok? La violenza sessuale viene esercitata da persone di secondo livello. Ok? Il secondo livello di coscienza ha anche il primo, perché la prima medaglia se l'è guadagnata, che è il possesso. Ok? Perciò il primo livello possesso, chi ha il secondo livello? Anche il primo. Perciò chi di secondo livello tende ad andare verso il terzo prenderà la medaglia del terzo livello. Questi sono i più pericolosi, le persone di terzo livello. Ok? Perché oltre ad avere la medaglia del primo livello, perché l'hanno già passato, hanno la medaglia del secondo e hanno il terzo. Volete sapere qual è il terzo? Controllo e potere. E potere. Ok? Questo è il terzo chakra. Ok? È il colore giallo. Cioè, le persone qui in alto di controllo e di potere hanno già fatto questo percorso di crescita evolutiva. Infatti, le persone di controllo e di potere, loro ne sanno di più di chi è solo qui in basso e chi è qua nel possesso. E sapete cosa fanno le persone di controllo e di potere? Siccome nel loro cammino di coscienza sono già stati qui e qui, allora cosa fanno? Esercitano, perché conoscono bene, perché lo sono già stati, conoscono bene il sesso e il possesso, cercano di acchiappare più persone possibili e schiavizzarle. Ok? La prostituta che ha fatto tantissime esperienze nel secondo livello, ok? La sua evoluzione non sarà al quarto. Magari farà finta di essere al quarto, ma il suo vero scopo è quello del controllo potere. Cosa fa? Va a prendere altre donne che sono di secondo livello e le mette a lavorare sotto. Ok?
In alto, quegli uomini di controllo e potere, siccome sanno benissimo come funziona il possesso, il possedere, l'avere a tutti i costi, allora magari aprono un'azienda di qualcosa veramente che può servire e saranno dei grandi, perché sanno le persone cosa vogliono possedere. Ok? Comprendo, capisco che non è facile quello che dico, perché non è che uno apre direttamente questo video e capisce subito quello che voglio dire, anche perché se lo capirebbe al 100% vuol dire che io sono un coglione, cioè vuol dire che io ho letto 700 libri e non so quanti migliaia di ore di studio, di conferenze, di viaggi, di seminari, eccetera, eccetera, io sarei un coglione, perché potevo trovare uno che me lo spiegava in 10 minuti e avevo già capito. Ok? Però l'importante è che io, cioè che voi lo avete visto, che voi vi fate delle domande, perché se voi fate delle domande andate a cercare quello che io sto dicendo, sempre con forza di volontà e conoscenza. Però se avete la casa piena di mobili, è inutile che andate a cercare, perché comprate dei mobili ma vi rimangono fuori dalla porta. Non riuscite più a farli entrare in casa. E poi con la fretta magari buttate un mobile che potrebbe servire. Magari buttate via un mobile dove all'interno c'è una cassetta degli attrezzi. E la cassetta degli attrezzi vi servirà poi per installare bene i nuovi mobili. Perciò occhio, occhio a quello che buttiamo, perché può servire per l'installazione del nuovo, ma buttiamo via quello che veramente non serve. E quello che non serve, ricordatevi, che non è quasi mai quello che vi fa male, è quello che vi fa bene quello che serve. Ricordatevi queste parole. Ok? Il male avviene per il cambiamento, il male avviene per una scelta o per un criterio di scelta sbagliato. E prima di buttare un mobile, o prima di buttare via un pensiero, o prima di buttare via un programma mentale, dovete dire, io fino a oggi questo programma mi è servito, lo ringrazio, grazie, ti voglio bene per quello che hai fatto fino a oggi, ma adesso ti lascio andare. Ed ecco che ci colleghiamo ad altre cose olistiche. Ok? Ti amo, ti voglio bene, ti perdono, ti lascio andare. Grazie per quello che mi hai insegnato. Adesso metto l'evoluzione del programma. Butto via il programma 2001 e metto il programma 2010. Butto via il programma 2010, metto il programma 2020. Ok? Ecco perché vi dico che è importantissimo, importantissimo studiare. Ma io l'ho capito adesso, dopo che ho insegnato veramente tanto, ho fatto tanta pratica, insegnare i livelli di coscienza. Cioè noi ragioniamo perché vediamo magari uno lo guardiamo e diciamo ma questo qua è ricco e questo è povero. Noi seguiamo questo ricco perché noi in realtà vogliamo diventare ricchi. Se questo ci propone un affare, noi andiamo da quello ricco. E come facciamo a vedere che questo è ricco? Perché questo c'ha tante automobili, c'ha tante case, c'ha tante ville. Questa persona qua, perché lo reputiamo povero? Perché non le ha. Allora noi cosa facciamo? Seguiamo questo, perché noi in realtà vogliamo diventare come lui. E questo è un livello di ragionamento stupido che fa la massa. Perché io vi posso assicurare
nella mia esperienza di no profit ho imparato tantissime cose. Io ho imparato che le persone che sono così, siccome io prima di tutto non voglio diventare così, ma anche se io aspiro a diventare come lui, non accetterò mai i suoi consigli. Ok? Io come persona, dal mio punto di vista. Perché per accumulare tutto questo è perché a qualcuno l'ha presi. Invece questa persona qui, se mi dà dei consigli e lui non ha nulla, forse perché i suoi consigli non sono a scopo di lucro. Forse lui da me non vuole la macchina, la casa e tutte queste cose qua che ha questo. Perché questo qua non le ha fabbricate con la magia, con la stregoneria. Le ha fabbricate prendendole. Bravissima Marta. Bravissima. È tutto collegato. C'è collegato anche questo. C'è collegato... C'è collegato a quello che dico tutte le filosofie orientali, tutte le leggi di magia, ci sono collegati, ecco perché io dico che noi siamo in questo mondo per fare esperienza. E la cosa più bella di questa vita è che veramente noi facciamo esperienza attraverso i segni, attraverso delle informazioni, ok? La nostra mente può vedere molto, ma molto di più, ma vede solo quello che sa. Sapete quante cose si riescono a comprendere guardando un solo film? Qualsiasi tipo di film, uno solo. Veramente tantissimo, tantissimo, perché c'è dentro tantissimo. E quando sarete super empatici, non solo vedrete il film e cosa vuol spiegare il film e la mentalità e l'empatia di ogni personaggio del film, che sia attore o che racconta una storia, ma poi vi metterete anche nella mente e nei panni e nell'empatia di chi ha fatto il film e perché l'ha fatto e perché ha fatto una cosa e non ha fatto un'altra. Cioè il mondo, la spiegazione c'è in ogni cosa. A guardare una pianta, quante volte io mi fermo lì con i bambini, con i ragazzini, ma anche con gli adulti, a osservare una pianta e a parlare di quella pianta, fino a quando li stordisco, perché non ce la fanno a stare dietro e a mettere tutta quella roba dentro. Perché se tu vai a spiegare, specialmente a un adulto, non a un bambino molto meno, tranne se è diseducato. Se vai a spiegare come è nata la pianta e se vai a spiegare le foglie secche della pianta dove vanno a finire e se vai a spiegare come fa a nascere una pianta da un seme e perché il seme fermo lì da anni, quando gli metti l'acqua lui diventa vitale. Cioè, sul seminare e sulla crescita di una pianta che poi diventa albero c'è un collegamento così ampio che persone come me potrebbero stare a spiegarlo per giorni. Ok? Si parte a parlare del seme e si va a finire che voi non riuscite neanche ad immaginarlo. Ecco, per oggi mi fermo, vi ho dato tanti semi, poi cos'è il bello? Io cosa faccio? Questo è Raymond, ok? A differenza di altre persone, io ho tanti semi e per fortuna Dio, tramite mezzi che alcuni sanno, ma non tutti, ma è meglio così, mi arrivano sempre questi semi. Veramente ne ho tantissimi, così tante borse di semi che mi pesano sulla schiena,
Ok? Perciò io potrei fare due cose. O li butto nella spazzatura per essere più leggero, ma Dio non vuole. Allora io cosa faccio? Prendo mucchi di semi e li butto. Ok? Io butto i semi. Vedo una persona e gli butto più semi possibili. Vedo un bambino, un nonno, un vecchietto, una persona che ha bisogno. Gli butto più semi possibili, ok? È come quello che viene nella vostra cassetta della posta a mettere la pubblicità, ok? Ma io lo so benissimo che sono tanti, però qualcuno, magari qualche seme lo mette in tasca, magari poi va a casa sua e qualche seme lo dà a un familiare, a un figlio, a un parente. Qualcuno lo semina lui. I semi non bisogna lasciarli nei sacchi. Ok? Perché il seme senza acqua, senza amore, senza luce e senza lungimiranza e senza intenzione, il seme rimane seme. Allora io li butto questi semi. Ci sarà anche chi si arrabbia, ma magari qualcuno il seme. Anche uno al giorno che io do, qualcuno lo prende e quando lo prende poi diventa una piantina questo seme. E se lui gli dà amore, intenzione, lungimiranza, regole e cerca di comprenderlo, lui sa che gli deve dare un tot di acqua. E allora questo seme un giorno diventa albero. Ok? E chissà perché quest'albero dà ossigeno, e chissà perché le molecole di ossigeno che vanno dove devono andare, come i semi miei, chi lo sa, che magari qualcuno che lo apprezza non avrà mai problemi di respirazione. Chissà, chissà. O magari qualcuno che ha fame d'aria o qualcuno che si deve riparare, si ripara sotto questo albero, o qualcuno che sta morendo per disidratazione, sta per morire, va sotto e trova l'ombra. E poi questa persona qui, che ha una cosa buona, che ha imparato la gratitudine, grazie, lui vede, grazie albero. Grazie Dio, grazie quella persona, cioè questa, che ha piantato il seme. Grazie questa persona, ma grazie chi gli ha dato il seme. E grazie Raymond che anni, anni, anni addietro hai dato il seme. Ok? Adesso vi fermo, spero che questi semi che io butto vengano anche qualcuno condivisi, qualcuno viene. Ecco, questi semi qua, un'altra cosa importante, che non sono piante, sono semi. Io non vi do la piantina, perché la piantina muore. Provate a regalare una pianta a una persona che non è interessata. Muore. Non gli dà cura. Allora cosa fate? Date un seme. Allora questo seme qui se lo farà crescere. E allora non sarò io, Raymond, a regalare le piante. Magari lo farò perché vedrò che lui l'ha fatto crescere. Ma sarà Dio che vede a dare altre piante. Ecco perché le persone che danno e le persone che creano hanno la felicità. E vi posso assicurare che la felicità, le persone di primo, secondo e terzo livello non la vedono, non riescono a vederla.
perché per loro la felicità è questa. Una persona di secondo livello, per un uomo di secondo livello, la vera felicità, la vera autorealizzazione, la più grande grazia che gli potrebbe fare Dio è quello di dargli una donna al giorno diversa da fare l'amore, scusate, da far sesso, sbagliato, da far sesso. Perciò per alcuni uomini è, scusate il termine, farsi più donne possibili. E per alcune donne è attrarre più donne possibili, far sbavare più uomini possibili. Ok? Questa è la frequenza del sesso. Ma secondo voi, chi è al secondo livello vede chi è al quarto livello che gode di altre energie più pure, più pulite, che non ti mettono nei guai? No, non lo vedrà mai. E la cosa più bella è che chi è al quarto livello vede chi sta in basso, che soffre. Ma secondo voi io sono così stupido oggi, oggi, dopo tanti anni e dopo tante vite, dopo tante esistenze, dopo tante informazioni, a scendere qua in basso a cercare di convincere questo stupido o questa stupida di secondo livello che ci sono altre energie qua sopra, ma non li porto neanche qua. Non li porto neanche qua. Perché se voi donne siete tra donne e parlate di cose belle e utili e andate a prendere un porco di secondo livello e ve lo portate qui, sono cavoli amari. Ok? Però non vi preoccupate, perché capirete che dovete mettere dei cancelli, perché questi qui ogni tanto cercano di salire sopra, come cerca il ladro di salire sopra al primo o al secondo piano per andare a rubare, e poi scappa. Ok? Perché questo qui che è qui non gliene frega dell'amore. Ecco perché tante volte dico, se ognuno di noi dicesse la verità, fosse trasparente, troverebbe propri simili. Perché è giusto che questo si accoppia con una donna così. È giusto che un primo livello si accoppia con una persona possessiva e consumista. Ok? È giusto che una persona di quarto livello che vive l'amore si accoppia con una persona di quarto livello o magari di quinto. E non si accoppia. E bisogna stare anche attenti perché tante volte ci sono delle persone di quarto livello che non ce la fanno ad andare al quinto e perciò cercano ad andare qui in basso e ne conoscete tantissime. Persone che sono al quarto livello che non vogliono evolvere qui, ma vogliono controllare qui. E queste sono le persone che predicano l'amore. E con la scusa dell'amore, dato che sono di livello superiore, scendono in questi livelli qua e hanno controllo, potere, sesso e possesso. Ma perché sono quelli di terzo livello che sono più furbi, salgono qua sopra per dominare questi in basso. Ecco perché io vi dico che io da qua sono stanco di scendere qua. Perché qui nell'amore, ricordatevi che non è l'amore spezzettato anche lui. C'è un amore che va verso la condivisione e c'è un amore che è molto radicato sul controllo, sul potere. E io ne conosco tanti falsi maestri o falsi guru o falsi buoni. Cioè, loro stanno qui, hanno una marcia in più, ma da qui sono superiore a questi livelli in basso. Ok? Adesso mi fermo, capisco che lancio troppi semi. Guardate, questo è Raymond con le borse. Capisco che ne butto troppi, ne vorrei buttare tantissimi per fare in modo che viviamo in un mondo pieno di alberi. Ok? Capisco che ho fretta. Capisco che sono una persona che ha molta fretta. Fretta
Forse sarò anche un po' egoista, non voglio più riscendere in questo mondo, non voglio più rincarnarmi, sono stanco, ve lo giuro. Però io devo salire, mi dispiace. Anche se sono solo, ho poche persone qua, ma io devo salire. Lo devo fare per rispetto di queste persone che sono al quarto livello qui. Sono al quarto livello qui. Perché il quarto livello, anche lui ha delle fasi. Alcune persone in un'esistenza provano tutto il quarto livello, anche in due esistenze. Perciò se io sono qui e ogni tanto scendo, o ogni sempre scendo, qua sotto o qui, non è più cammino evolutivo, perché quelli che sono qua mi salutano, mi dicono Raymond, ciao! Noi cerchiamo un altro maestro evolutivo, un altro cammino. Noi andiamo su. Certo, qui si sta soli. Parlo di una persona su 1000. Qui una persona su 10.000, su 100.000. Sarò solo. Però per stare in compagnia non devo scendere. È come quel ragazzino che dice io per stare in compagnia e per non rimanere solo devo scendere giù e frequentare i bulli, perché i bulli sono sempre accerchiati da qualcuno, sono sempre visti e sono sempre in compagnia. E se io non mi ubriaco, non spacco, non distruggo, io cosa esco a fare di casa? Rimango solo. Capisco benissimo che più si va in basso e più sei in compagnia, più trovi tante persone. Ok? Guardate che consumo veramente tantissima energia. Uguale, ma forse anche di più, di quelli che cercano di apprendere. Un abbraccio grande, vi voglio bene. E vi prego, quando io non ci sarò più, o quando non ci saranno più le mie comunicazioni, vi prego, se rimarrà qualcosa, cercate, studiate, conservate, salvate i semi, non lasciateli sempre e solo online i semi, conservateli, ok? Un abbraccio grande, vi voglio bene.